Siamo nello stand Porada insieme a Laura Lievi, responsabile stampa del brand. È il primo anno che Porada propone un ambiente casa completo. Puoi parlarcene? Sì, quest'anno abbiamo una nuova collocazione all'interno del salone per poter avere uno spazio più grande. Adesso abbiamo 400 metri quadri, il che ci consente di portare avanti un progetto che da tanto tempo volevamo realizzare, quello di una casa completa firmata Porada. Già da qualche anno, anche su impulso del contract, avevamo iniziato a realizzare delle testate letto e dei letti e ne abbiamo verificato, insomma, con buoni risultati la vendibilità sul mercato. E questi ci ha spinti a portare quest'anno a Milano la zona notte, quindi con uno spazio più ampio abbiamo avuto la possibilità anche di rappresentare questa zona della casa per la prima volta a Milano, dimostrando l'evoluzione dell'azienda che negli ultimi decenni si è fatta sempre più chiara, quindi passare dal singolo complemento d'arredo a un'intera casa da noi firmata. Allora, partiamo appunto dalla zona notte e oltre a quelle che sono le proposte letto abbiamo anche per la prima volta una cabina armadio. Sì, esatto, la cabina armadio My Suite di Buratti Architetti è un progetto ambizioso perché è una cabina armadio dei materiali molto preziosi, molto rifinita in tutti i dettagli. È un prodotto ad alta customizzazione, quindi sia nei materiali che nelle forme può essere personalizzato. E anche questo è un percorso che l'azienda sta intraprendendo, quello di avvicinarsi sempre di più al cliente in termini di design, in termini di materiali, per poter rappresentare al meglio le case di tutti. Seguiamo poi anche l'ambiente living, dove appunto altra importante novità è un divano componibile. E anche questo si muove in una direzione di soddisfazione del cliente finale. Noi già da qualche anno con gli imbottiti ci stavamo muovendo bene, con diversi modelli di divani. Quest'anno però presentiamo il divano componibile, che è per noi un'assoluta novità e che sicuramente però renderà questo tipo di prodotto più appetibile per chi ha delle soluzioni di arredo particolari, che magari prima non riuscivamo a soddisfare con delle misurazioni standard. Avete attirato tra l'altro quest'anno, non a caso, numerose nuove collaborazioni, nuovi designer che hanno appoggiato e apprezzato il vostro modo di agire e di pensare. Sì, devo dire, noi abbiamo un vasto gruppo di designer, quindi non puntiamo magari sui grandi nomi, ma ci piace sperimentare e ci piace mischiare i vari gusti. E sorprendentemente poi i pezzi di tanti designer diversi, una volta combinati nelle nostre soluzioni d'arredo, diventano incredibilmente simili, non si distingue il disegno di uno da quello dell'altro. In particolare quest'anno abbiamo introdotto un nuovo designer, Andrea Borgogni, che abbiamo incontrato 2 anni fa al Salone Satellite e abbiamo iniziato con lui un percorso di sviluppo di questo divano Allison, di ispirazione anni 50, con questa struttura in legno che insomma è la nostra caratteristica, e ne è venuto un prodotto decisamente interessante. Ottimo, e sempre nell'ottica di nuove collaborazioni, quindi questa apertura che avete a 360 gradi a livello anche internazionale, ha portato anche alla creazione di un contest che quest'anno rinnova appunto la propria presenza anche durante il Salone di Milano. Sì, esattamente. Da qualche anno abbiamo intrapreso questa strada all'insegna del credere nei giovani, credere nel futuro. Siccome non è semplicissimo per i giovani designer approcciarsi alle grandi aziende, abbiamo voluto istituire questo award internazionale che coinvolge ogni anno centinaia di giovani designer. È aperto anche ai professionisti, ma tendenzialmente sono gli studenti quelli che ci riservano le sorprese più interessanti. I partecipanti hanno la possibilità appunto di avere un premio in denaro e di vedere un loro prodotto diventare un prodotto da catalogo Porada, insomma. Molto bene, grazie mille. Grazie mille a voi.